Ciao ragazze, benvenute nella mia stanza creativa. Oggi, come promesso, vi faccio la gallina. La facciamo molto facile perché avete avuto dei problemi con la cresta, il becco, quindi oggi vi faccio vedere come potete optare in un altro modo. E quindi, bando alle ciance e partiamo subito con i tutorial. Questa gallinella, ragazze, la potete utilizzare sia come fermaporta che come decorazione per un angolo della vostra casa, va bene? Io oggi ho scelto non di farla bianca, ma di farla nel colore che io adoro, cioè il celeste. Sembrerà un grigio forse, ma è il celeste polvere. Stava di una strombolata. È celeste polvere, che è un celeste molto molto delicato, che io lo amo tantissimo. Quindi vado a fare il corpo in vedete in, con dei fiorellini. Le alucce le faremo a quadrucci e poi in panno Lenci facciamo la cresta, il bargiglio e il becco. E poi chiudiamo sotto con una base sempre in panno Lenci. Questo è un consiglio che vi do. Quindi vi dico subito che la parte più alta della gallinella è di 31 centimetri, mentre la larghezza più cioè la misura più grande è 32 centimetri, ma vi metto tutto nel cartamodello, e la luccia è 16 per 9. Benissimo, io come potete vedere ho già fatto le sagome delle alette e come sempre vi ricordo di posizionare il cartamodello prima in un verso, l'altra aletta la mettete capovolgendo il cartamodello perché come le nostre mani vedete i pollici stanno vicini e anche la luce ha la stessa cosa. Perché? Perché dobbiamo andare a fare un buchino per poi svoltare. Vi ricordo anche che vi volevo dire che qui vado a utilizzare sotto l'imbottitura tipo patchwork, quella di cotone per capirci, che è qui, ma la devo tagliare a misura. Quindi ecco, è questa qua, che mo ne taglierò un pezzo. E mentre per imbottire utilizzeremo l'imbottitura a fiocco. Detto ciò, io ho già preso anche tutta la sagoma della gallinella. Questa noi andiamo a tagliare su misura. La facciamo subito insieme. Quindi qui noi tagliamo sul segno. Nella parte bassa, ragazzi, lasciate qualche millimetro. Allora, qui andiamo a tagliare. Qua sotto lasciamo un po' di margine. Ecco, ragazzi, abbiamo tagliato tutto il contorno. Come vedete, qui sotto ho lasciato 1,5 cm. Va bene? Adesso noi andiamo a cucire tutto intorno, lasciando la parte bassa aperta. La cucitura io la farò bordo piedino con l'ago spostato tutto a destra. Ecco qua. Potete anche fare a bordo piedino, chi non vuole spostare l'ago verrà solo leggermente più piccina, ma di pochi millimetri, quindi non è che cambia molto. All'inizio e alla fine ricordatevi di fare l'avanti e indrio sotto macchina. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo cucito. Io adesso vado a tagliare qui la punta della nostra gallinella della coda, poi qui sulle parti stondate andiamo a fare i nostri soliti taglietti.
E poi ho già tagliato le alucce, ho cucito in realtà, volevo dire. Ecco qua, io adesso vado. Ho fatto qui dove poi ve lo metto anche sopra il cartamodello, il taglietto, vedete? Solo su un pezzo perché svolteremo da qui. Io adesso vado a tagliare tutto il contorno della luccia. Svolto e torno subito. Eccoci qua, ragazze. Svoltato le alucce, svoltato la caninella imbottita, cucito crestina, bargiglio, ne mettiamo uno perché sennò due sono troppi, e il becco. Allora, andiamo a tagliare i particolari. Voilà. Uno, due, tre. Allora, qui io ho riempito bene, poi mi sono preparata una base di larghezza 14 cm per un'altezza di 11. Questo qui, ragazze, aspettate però che mi... Mo non ci pensavo che non mi sono fatta il cartamodello, dopo ve lo devo mettere. Ecco, me lo appoggio qua così dopo, perché io questo lo vado a mettere qui sotto prima di... Ah no, aspettate! Umarà! Lo devo segnare e tagliare qui sul panno Lenci che metterò di base. Ecco qua. L'ho andato a tagliare proprio della stessa misura. Ecco qua. Voilà. Poi me l'ero lasciato qui per ricordarmelo, eh. Beh. Allora, cartoncino all'interno. Tiriamo il filo perché nella base, ragazzi, ho fatto il punto filza piegando. Aspettate che mi avvicino. Allora, ho piegato all'interno un po' di tessuto, ho fatto tutto intorno al punto filza. Ecco qua, adesso ci troviamo al momento di chiudere. Adesso qui ci incolliamo, potete anche fare un sottopunto, ecco qua. Adesso, ragazze, ci divertiamo con i particolari. Quindi andiamo a mettere un po' di imbottitura sulla cresta, ma proprio poca, eh. Poi la piegate, vedete un bordino, e la andate a posizionare sopra. Ecco, perché tante amiche mi hanno detto che hanno avuto problemi nel mettere la cresta quando si cuce. Allora, noi ce la mettiamo dopo.
Ecco qua, posizioniamo per bene. Messa la cristina, adesso mettiamo il becco, stessa cosa, un pochettino di ovacco. Piegate. La piega me la voglio incollare che rimane più ferma. Fatelo pure con la cristina, eh? La parte che va piegata, incollatela. Adesso incolliamo il nostro becco. Lascio un attimo la parte sotto aperta perché ci voglio andare a inserire il bagiglio che andrò a mettere senza. Gli faccio un taglio così a sbiego. Ecco qua, tenete un pochino ragazze perché non fa subito presa, lo sappiamo tutte. Ecco qua, e adesso mi finisco di sistemare il becco. Adesso mettiamo le ali, le alucce, qui sul foro mettiamo tanta colla, ecco qua e anche di qua. Perfetto. Adesso qui sul collo mettiamoci invece del nastrino, ci mettiamo un bel merletto, così.
Adesso mancano gli occhietti. Ma no, eccola qui, ragazzi, la nostra gallinella terminata. Guardate che cos'è. È uno splendore, facilissima. Allora abbiamo, io ho dato un po' di ombretto qui intorno al becco, un po' di rosso qui sul rosso, un po' di, insomma, io dico fard, ma blush, insomma, quello lì sempre, e due perline agli occhi. Io la trovo su. Ah, ci ho messo pure i bottoni qui perché la luce mi sembrava un po' nuda. Ecco qua il fiocchetto davanti. Guardate che cos'è. Una delizia! Ma che dico delizia? De più, de più, de più! Allora, ragazzi, io spero che vi ho fatto contente. Allora, vi dico sempre di iscrivervi, di lasciare un commento, un piccolo emotion, di condividere, condividere, condividere. Comunque, non vi dimenticate mai che vi lavo! Un bacio e alla prossima!